Il direttore generale di Leonardo Perrone Group è Armando Perrone ed è un altro di quei giovani di qualità, di eccellenza. Diciamolo, hai 22 anni. È facile dire giovane, oggi si dice che uno è giovane anche a 40 anni, invece ne hai appena 22. E tutto questo grazie anche ad un imprenditore che ha creduto in te, ha creduto in voi, perché siete un gruppo formato da giovanissimi. Anche il direttore commerciale ha 22 anni, è un tuo coetaneo. Com'è lavorare in questo gruppo e soprattutto avere un imprenditore, un capo, un leader che crede in voi così tanto e si lascia anche guidare, diciamolo. Credo sia i componenti perfetti di questa fantastica ricetta che ha avuto dei risultati straordinari. Quando ci sono di mezzo degli giovani innovatori c'è entusiasmo, è quell'entusiasmo che serve oggi per poter creare un qualcosa di nuovo, creare un qualcosa di importante per questa nazione, una nazione che sta evolvendo e quindi ci servono giovani innovatori con un leader imprenditore come Leonardo Leone che può mettere in linea, può dare voce in capitolo a chi vuole esprimere il proprio talento. Leonardo Leone vi dà tantissimo, ma anche voi date tantissimo a Leonardo Leone. Certo, diciamo è come sempre un vincere vincere, quando si vince insieme è il momento più bello per poter condividere, quando c'è uno scambio di valori, c'è uno scambio di informazioni è proprio il momento in cui si genera un qualcosa, si crea un qualcosa, si creano delle aziende di successo, si creano dei risultati straordinari per gli occhi di tante persone, ma è semplicemente l'unione dell'informazione e della preparazione, l'esperienza di un imprenditore con oltre 23 anni alle spalle e l'entusiasmo, la
la professionalità e le informazioni digitali che oggi servono per poter portare dei risultati straordinari. Io sono specializzato nella produzione di film americani fatti però dall'Italia, cioè noi facciamo film con star come Johnny Depp, Robert Pattinson, Al Pacino, Antonio Banderas, ma generiamo i nostri film praticamente dall'Italia. E avevo iniziato in Italia, nella città dove sono nato, a Cassino, a 15 anni, a fare il mio primo film, e ho iniziato proprio da zero, non con una famiglia che è nel mio business, neanche una famiglia miliardaria che avrebbe potuto aiutarmi a finanziare un film da milioni. E quindi ecco, ho iniziato veramente da zero. Inventai a 15 anni il Cine School Day, che fu la prima iniziativa che distribuì a fine di mattina nei cinema. Grazie a quell'esperienza così piccola mi specializzai nella produzione di film in digitale, grazie al digitale che poi divenne un must, iniziai a fare film più grandi. E poi all'età di 23 anni ho detto il modo per crescere è trasferirsi praticamente in America, sono andato a vivere in Canada e da lì ho iniziato a fare film praticamente a Los Angeles. Abbiamo deciso lo scorso anno di fare un IPO della nostra azienda, la Borsa di Milano, e siamo diventati nel giro di 6 mesi la società più grande quotata in borsa in Italia che fa il mestiere nostro e stiamo dando opportunità a tantissimi giovani italiani e tantissimi artisti italiani di far parte di film praticamente americani. È una situazione drammatica perché per i giovani la maggior parte è disoccupata. È strano, è curioso, lavorano più i vecchi e i giovani. E quindi che mi dicono? Mi dicono che è un momento di grande infelicità, di grande incertezza, insicurezza. Non si può pensare al futuro, non è un bel momento. Ma di coronavirus si muore? Vede che sospiro mi fa fare. Allora, il coronavirus si muore nel senso che se un paziente è portatore di pluripatologie, la probabilità che il virus faccia precipitare la situazione, la risposta è positiva. Ma se penso a persone il cui sistema immunitario è super attrezzato, quindi io invito prendetevi tanta vitamina C, prendetevi tanta vitamina D, bevete acqua e limone, continuamente acqua e limone, e vedrete che il vostro sistema immunitario sarà organizzato e preparato ad affrontare anche il coronavirus.